Noi abbiamo bisogno, i ragazzi vengano formati adeguatamente per poter dare un supporto concreto anche al mondo della ricerca, soprattutto per poi quelli di loro che saranno interessati a fare un dottorato di ricerca e poi magari intraprendere la carriera di ricercatore. Nel particolare caso del rapporto scuola-lavoro anche con l'ente, abbiamo avuto sia l'estate scorsa che l'estate precedente i ragazzi in campagna con noi anche nel periodo in cui facciamo gli incroci, l'argomento di cui parlerò stasera, appunto il miglioramento genetico, dove i ragazzi hanno imparato a fare l'emasculazione del fiore, a portare appunto il polline corretto sul fiore per poi produrre i semi che daranno origine a quelli che saranno i vitigni testati nel futuro con resistenze genetiche alle malattie. Come CREA noi abbiamo iniziato nel 2012 a eseguire incroci con glera e vitigni resistenti per poter ottenere figli di glera che portino resistenze genetiche, ovviamente ottenere quindi piante che siano simili quanto più possibile al glera per poterle poi un giorno magari inserire anche nei disciplinari in quel 20% di tolleranza di altri vitigni, dove oggi si usa lo Chardonnay o il Pinot Grigio come aggiunta al glera nel prosecco, poter utilizzare magari figli di glera che abbiano resistenze genetiche e quindi possono essere coltivati senza trattamenti vicino alle case, vicino alle scuole, quindi diciamo le problematiche più attuali della sostenibilità in viticoltura. Beh, è un bilancio sicuramente positivo, sono stati incontri molto molto partecipati, relatori molto competenti, tutte quante le sere e direi anche temi affrontati estremamente interessanti, anche perché sono stati programmati in base anche alle problematiche emerse la scorsa stagione. Il futuro riguarda loro e anche tutto il futuro legato alle attività, in questo caso vitivinicola, sappiamo che è legato a tutto quello che stanno facendo i giovani, specialmente legati a tutta la filiera di formazione del polo enologico di Conegliano, dalla scuola enologica al centro di ricerca del CREA e anche l'Università di Padova. Noi dovremmo lasciare un mondo molto più consono, diciamo, alle attività dei giovani, in modo che si trovino fra qualche anno anche loro un'attività da portare avanti.